Eccoci, buongiorno di nuovo, grazie a tutti gli studenti e soprattutto grazie alle nostre ospiti di oggi che sono Katia Epaso e Clarissa Veronico. Chi presento per prima? Andiamo in ordine alfabetico, quindi prima Epaso. Allora, Katia Epaso, giornalista e drammaturga, vive a Roma, insomma. Hai un curriculum veramente nutrito, Katia, quindi farò dei tagli, magari integri tu il suo testo teatrale. Dolly's Mine si è guadagnato l'Aide alla Création da parte del Ministero della Cultura francese ed è stato messo in scena in Francia. Un altro testo, Hikikomori, scritto con Marco Andreoli, Luisa Marzotto e Giulio Pranno, è stato messo in scena nel 2018 nella rassegna Il Giardino Ritrovato. Un altro lavoro, Paranza il Miracolo, ha vinto l'edizione 2013 dei Teatri del Sacro ed è stato rappresentato tra Roma, Palermo e Milano. Poi ci sono molti altri testi, Non domandarmi di me, sul carteggio Luigi Pirandello Marta Abba, che ha debuttato con l'interpretazione di Elena Arvigo. E come giornalista e critica, invece scrive per il Venerdì di Repubblica e per il Messaggero. Ha pubblicato anche saggi con editoria e spettacolo, L'isola che c'era, Grandi maestri del teatro Ateneo, tra l'altro teatro è una pubblicazione recentissima, vedo, Sì, 2020. è Quindi, il insomma, mio primo libro, ma ha significato 20 anni di lavoro. certo, tra l'altro dedicato appunto a un pezzo di storia della sapienza, insomma, Esatto. parlando del teatro Ateneo. E insomma, adesso la faccio breve, ma tra gli altri saggi che ha pubblicato con Editoria e Spettacolo figura anche il libro dedicato a Forte Braccio Teatro, in particolare proprio a Roberto Latini, che si intitola Io non so, Io sono un'attrice, i teatri di Roberto Latini, che è questo libro qua, che poi eventualmente ci mostrerà la stessa Katia. Nel 2008 ha pubblicato anche un romanzo e ha collaborato con Sky Cinema e tenuto laboratori di scrittura creativa e scrittura teatrale presso varie istituzioni formative. Vuoi aggiungere qualcosa, No, Katia? no, no, grazie, anzi, della presentazione. Mentre Clarissa è un'organizzatrice basata in Puglia, come mi ha detto al telefono quando ci siamo sentite qualche giorno fa, si è definita un'organizzatrice della vecchia scuola, nel senso che comunque è una figura di organizzatrice molto attenta all'aspetto curatoriale e diciamo di affiancamento degli artisti nel proprio processo creativo, come appunto tutti gli organizzatori, diciamo, migliori sanno fare, che sono veramente i migliori alleati, ecco, degli artisti durante il processo di creazione. Tra le varie esperienze professionali che può annoverare, ci sono collaborazioni con, ad esempio, il Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Dunque, progetti con il Teatro Pubblico Pugliese. Insomma, sono veramente tante cose. Per stare a quelle insomma, più recenti, abbiamo la ideazione e direzione artistica di 3 edizioni del progetto Corpi Migranti, sempre realizzato con il sostegno della Regione Puglia, coordinamento e comitato scientifico del Festival delle Donne dei Saperi di Genere, in collaborazione con il Dipartimento degli Studi Umanistici dell'Università di Bari,
Ancora più recentemente, ideazione e direzione artistica di 6 edizioni della rassegna Il peso della farfalla, realizzata con il sostegno dell'assessorato alle culture del Comune di Bari e nel 2018 con il sostegno del MIBAC per l'anno europeo del matrimonio culturale. Insomma, anche in questo caso ho fatto una presentazione un po' istituzionale, per cui se volete aggiungere, se vuoi aggiungere qualcosa, Clarissa, integra pure e poi ovviamente vi conosceremo meglio chiacchierando questa mattina. Bah, integro soltanto dicendo che sono una spettatrice, insomma. Certo, È che la cosa, poi. insomma, che per me è più importante, cioè alla fine faccio questo solo per fare la spettatrice. No, esatto, ed è importante secondo me mantenere quello sguardo da spettatori. Che ti consente di comunque andare a teatro e non liberarti in qualche modo di quelli che possono essere i preconcetti, se così vogliamo dire, di chi invece il teatro ci lavora e quindi certe volte rischia di non essere proprio sintonizzato neanche con l'orizzonte di attesa di chi poi viene a vedere gli spettacoli. Chiamiamolo pubblico, anche se appunto questa parola può avere diciamo anche delle accezioni non pienamente soddisfacenti oggi, però insomma è un grande tema di cui insomma si potrebbe parlare a lungo. Forse questa non è la sede migliore, ma insomma, poi tante questioni sicuramente torneranno e si collegheranno nel corso della conversazione di oggi, che fa parte, come tutti sapete, di questo percorso Focus Forte Braccio Teatro, un percorso di approfondimento sull'opera e la poetica della compagnia Forte Braccio Teatro e di Roberto Latini. Siamo al nostro secondo appuntamento e questo appuntamento è dedicato nella fattispecie allo spettacolo Nord, per cui andiamo anche rispetto a ieri un po' indietro nel tempo. Ieri appunto abbiamo visto il video di Ubu Roi, e gli ospiti erano Savino Paparella, che ha interpretato Padre Ubu, e Andrea Porcheddu, che ha fatto anche una bellissima introduzione, un po' e contestualizzazione sul percorso di Forte Braccio Teatro. Quindi forse vedere proprio quello spettacolo Ubu Roi è stato una presentazione forse come dire, più giusta, non è la parola giusta per l'appunto. Consona. Sì, esatto, grazie del suggerimento lessicale, perché comunque si trattava di uno spettacolo prodotto dal Metastasio di Prato. Qui invece andiamo appunto un po' indietro nel tempo, quindi quando Roberto Latini e Forte Braccio Teatro sicuramente erano una compagnia interessante nel panorama teatrale, ma correggetemi se sbaglio, forse non diciamo ancora considerati dei maestri come li consideriamo a qualche anno di distanza, perché Nord è uno spettacolo del 2007, legato anche poi, anche qui correggimi se sbaglio, Katia, alla direzione artistica che in quegli anni Roberto Latini ha assunto a Bologna. Poi eventualmente, esatto, ce ne parlerai tu perché è meglio sentirlo dalla tua voce che dalla mia, anche perché tu hai seguito proprio la compagnia per un lungo periodo in quell'esperienza. E soprattutto diciamo che oggi la particolarità delle ospiti che abbiamo collegate è che entrambe hanno scritto, come appunto accennavo, di e con e su Roberto Latini.
perché appunto la bibliografia latiniana annovera senz'altro fra le voci più importanti il libro che vi ho mostrato di Katia Epaso, Io sono un'attrice, e il libro che Clarissa Veronico ha scritto con Roberto, sempre legato appunto a questa esperienza di Nord, che si intitola Nord liquidi e liquefatti. Vi faccio vedere la copertina. Un secondo. Questa qua. Quindi potremmo partire proprio da queste pubblicazioni nel nostro percorso di oggi. Non so se qualcuno vuole cominciare. Come vuoi impostare? Vuoi che noi parliamo liberamente oppure ci vuoi fare delle domande? Parliamo per me va benissimo che parliate liberamente, quindi. Anche perché poi io sono dell'idea che le domande nascono dal dialogo, quindi non... Allora, prendo la parola solo perché appunto per diciamo anche per anzianità, mi pare di capire. Grazie di questa introduzione, di questo invito. Mi dispiace moltissimo non poter vedere i ragazzi, io che insomma amo moltissimo l'esperienza didattica e pedagogica, sento ovviamente il limite di questo medium freddo, che però ci sta anche molto salvando la vita in questo momento del tempo, quindi vi saluto e sono insomma dispiaciuta di non poter avere un rapporto, diciamo, di non poterci guardare negli occhi. So che state frequentando diversi anni, quindi dal primo al terzo, e poi ci sono anche degli altri ospiti in questo momento, quindi noi questa magnifica iniziativa dell'università è fatta per voi, quindi naturalmente questo è un preambolo che sembra superfluo fare, ma non è superfluo nel momento in cui ci troviamo non in una maniera naturale l'uno di fronte all'altro, corpo tra corpi. Stiamo parlando di una materia teatrale che naturalmente è particolarmente difficile da astrarre, no? Però c'è la voce, e la voce è sempre un elemento importantissimo delle pratiche di trasmissione teatrale, perché la voce innanzitutto racconta a volte più di altri strumenti l'identità. Si può comunque attraverso la voce dare tutte le oscillazioni, no? Una gamma sentimentale, una gamma emotiva molto vasta, e quindi voi che trattate la materia teatrale, insomma, vi prego in assoluto di fare molta attenzione in genere alle voci. Avete questa possibilità che può diventare importante, perché non soltanto il volto, che sembra naturalmente il più classico, no? Cioè uno appena si collega a Zoom, Google, che è quest'altro strumento, guarda il volto, ma anche la voce, no? La voce dovrebbe anche prendere il sopravvento, perché la voce è proprio l'elemento identitario per eccellenza, ci dice profondamente quello che siamo, e questo non lo dico io, ma lo dicono fior fior di filosofi dall'antichità. Esatto. Poi scusa se ti interrompo, abbiamo sperimentato in questi mesi di televisione coatta come il video sia sicuramente utile alla comprensione, ma se non funziona il microfono è impossibile fare qualsiasi cosa, quindi invece se arriva la voce senza le immagini, io per esempio non vi sto vedendo tutti i ragazzi, però insomma se per caso qualcuno di voi facesse una domanda e parlasse, io comunque riesco, no, a creare un flusso
emozionale, no? Tra me e chi ascolta e chi riceve. Fermo restando che se qualcuno vuole mostrarsi in video, insomma, può farlo e ci fa solo piacere. Assolutamente. E, fra l'altro, la voce, la sto prendendo un po' alla lontana, però naturalmente la voce nel caso del lavoro di Fortebraccio al teatro di Roberto Latini è piuttosto pertinente come discorso, perché ci richiama quel teatro della Fonè, di cui sicuramente anche ieri Andrea Porcheddo vi avrà accennato, il teatro della Fonè, che, come dire, non ha un punto storico d'inizio, ma che nella nostra storia teatrale, diciamo, dei corpi e del pensiero e delle azioni teatrali e contemporanee di grandi artisti italiani ha il suo, diciamo, massimo simbolo e rappresentante in Carmelo Bene, che è stata una figura fondamentale nata nel, diciamo, artisticamente nel 59 con Caligola, e che è stato, diciamo, uno delle figure, forse la figura più simbolica, propulsore di un cosiddetto teatro della Fonè, dove il corpo, dove la voce, dove il testo, dove il costume, la scena e qualsiasi oggetto e qualsiasi dispositivo fosse in campo suonavano come una partitura. Quindi parliamo di corpo orchestra in genere, parliamo di partiture da suonare, parliamo appunto di teatro della Fonè, dove la Fonè è intesa come una macchina, diciamo, che amplifica anche tutti i battiti, tutti gli umori interni, tutti i significati consci o inconsci, soprattutto quelli inconsci. Roberto Latini e Fortebraccio Teatro nascono 20 anni prima di Nord, cioè il primo spettacolo, se noi leggiamo la bibliografia, è del 98, adesso vado a controllare, no, addirittura loro cominciano nel 92, però diciamo consideriamo con delle, come dire, con delle fiamme, no? Poi all'inizio Roberto Latini era con Ilaria Drago, poi si scindono direi che Iago dell'Otello è uno dei primi lavori. Esatto, guarda Katia, anche queste cose, se vuoi approfondirle, diciamo, sei nella sede giusta, perché gli studenti forse non le conoscono. Non le conosco. Lo sanno quelli che hanno seguito il percorso con Max, che ci ha spiegato bene come appunto inizialmente la compagnia fosse nata con degli altri elementi, esatto. Quindi con anche la partecipazione di Ilaria Drago, che è un'altra attrice performer attiva in Italia, dopodiché appunto il nucleo stabile di Fortebraccio Teatro è rimasto composto dalla Trinità, costituita da Roberto Latini con il disegnatore delle luci, appunto, Max Mugnai, e il musicista e compositore Gianluca Misiti. Quindi esatto, allora, si è fatto questo... Non vi sto a dire tutte le ramificazioni, diciamo quello che posso dirvi per darvi anche delle scansioni temporali è che le prime fiamme, fiammelle sono già del 1900, chiamiamole così, del 1992, direi che Iago del 98 è il primo spettacolo che segnala la presenza anche di Roberto Latini come performer, la produzione si chiama Cressida Teatro, mentre nel 99 Strade, sei proposte per il prossimo millennio da Lezioni Americane di Calvino, è il primo spettacolo che firmano come Fortebraccio Teatro. Io ho cominciato a seguirli da Caligola, uno spettacolo del 2002 di Albert Camus, che non a caso, insomma chi vuole leggere le legge, chi non ne vuole leggere le lascia così al mare, però Caligola è anche lo spettacolo con cui debuttò nel 59 Carmelo Bene. Ora, tra l'altro, ottenendo, diciamo, il permesso di andare in scena con questo spettacolo direttamente da Camus, quindi Carmelo Bene si fece proprio conoscere perché da poco più che ventenne, intraprendente a dir poco, andò personalmente a chiedere il permesso di mettere in scena questo testo allo scrittore francese e creò anche un caso, no?
attorno a questa vicenda, che poi chiaramente lo aiutò a farsi conoscere. Sì, Carmelo Bene non aveva tendenzialmente paura di niente e di nessuno. Non aveva paura, non perché fosse un arrogante, come erroneamente qualcuno ha fatto credere. Io poi l'ho anche conosciuto proprio negli ultimi anni della sua vita, sono andata a casa sua, c'aveva questa casa sull'Aventino stupenda, molto sinistra, nera e porpora, con tutti questi volumi, questi... E fra l'altro nel tempo ho avuto accesso anche a dei materiali. Era un personaggio su cui, se voi andate con qualsiasi video di YouTube, vedete l'aspetto, come dire, quello un po' più di performance, di provocazione televisiva, ma naturalmente stiamo parlando di uno dei più grandi artisti del Novecento, che aveva il coraggio appunto di andare, come diceva Silvia, a parlare direttamente con Albert Camus. Tendenzialmente anche Roberto Latini ha questo tipo di coraggio, non è una figura, poi voi lo conoscerete purtroppo soltanto nell'ultimo giorno, così spavalda come lo era Carmelo Bene, ma anche lui tendenzialmente non ha paura di niente, di nessuno, perché è radicato nel suo elemento, che è quello della ricerca. Quindi, allora, arrivando al mio libro, io ho fatto un lavoro che poi è il lavoro che mi piace più fare, perché questo è, diciamo, uno dei libri che io ho fatto, che ho avuto la possibilità di fare, che mi è stata data la possibilità di fare in quanto reporter, perché fondamentalmente io sono una reporter, cioè sono una che mette le proprie conoscenze teatrali, sono laureata, insomma, alla Sapienza, ho fatto l'assistente universitaria, va bene, insomma, al di là di questo, però io tendenzialmente sono giornalista, quindi già attorno ai 26-27 anni ho cominciato a lavorare presso i giornali, poi la televisione, adesso c'è anche la radio, e quindi io sono essenzialmente una reporter però di questioni che sono legate, quindi una reporter di un campo molto determinato, che è quello che è legato, diciamo, alle estetiche e alla performance. Quindi mi piace, e ho potuto farlo, seguire soprattutto i processi, i camminamenti, le cose che poi, di cui poi è difficile trovare traccia. Quindi chi mi conosce bene mi prende in giro, perché c'ho sempre un quadernino, c'ho sempre un registratore, c'ho sempre qualche cosa, perché mi piace appunto ascoltare ciò di cui poi non avremo narrazioni. È difficile avere narrazioni in termini di cronaca o in termini di documentazione storica. Quindi questo è uno dei tanti libri dedicati ai processi, e soprattutto nell'ultima parte, e se per caso lo prenderete o lo vedrete, c'è il diario di viaggio. E c'è il diario di viaggio proprio che racconta il percorso di Nord e il percorso poi di Bikini Boom Boom, che è lo spettacolo immediatamente successivo. Poi ci sono vari saggi di professori, critici, conversazioni, reperti vari, testi di Roberto Latini, perché i testi di Roberto Latini hanno una loro forza poetica anche indipendentemente dalla scena. Diciamo che è anche un po' un discrimine questo, cioè quale autore riesce a lasciare anche un segno così forte, così, diciamo, che può essere depositato sulla pagina anche in termini di drammaturgia o di parola poetica, e quale invece no. I testi di Carmelo Bene sono pubblicati dai maggiori editori. Ora, Roberto Latini non scrive per essere pubblicato, però se tu leggi i suoi testi sono veramente toccanti. E penso che questo, scusa se ti interrompo, abbia molto a che fare con la questione, diciamo, con cui hai aperto questa conversazione, cioè la questione della voce. Chiaramente leggendo i testi di Roberto Latini si percepisce come siano scritti per la messa in voce, e quindi, insomma,
la forza poetica deriva anche dal fatto che sono corpo, ecco, per così dire. Sono talmente corpo che appunto, se per caso voi vi trovate, vi auguro che abbiate la possibilità di farlo dal momento che state facendo questa full immersion nel mondo di Fortebraccio Teatro, che 10 anni fa, quando io poi li ho seguiti, più di 10 anni fa a questo punto, avevo anche un po' di pudore rispetto al fatto di essere storicizzati, ma ce l'hanno tuttora. Ma è anche giusto che ci sia questo pudore dell'artista, che comunque ha un po' di quasi vergogna rispetto al fatto che addirittura si fanno tesi di laurea, libri, questo e quell'altro su di lui, perché se non sei un Vanesio non ce l'hai distinto questa cosa, ce l'hai, cioè lo fanno gli altri, perché gli altri ti storicizzano, perché gli altri vedono il tuo lavoro, gli altri, diciamo, ti attribuiscono un potere di trasmissione di qualche cosa che naturalmente l'artista non si dovrebbe mai arrogare di prenderselo da solo, no? Quindi loro conservano questa, anche se vogliamo, innocenza del gesto, questa non sono mai cambiati. Io considero Mangiafoco, che è lo spettacolo ultimo, cioè penultimo, che ha debuttato al Piccolo di Milano e di cui parlerete la prossima settimana, uno degli spettacoli più belli che ho mai visto. Io sono una giurata a UBO, quest'anno l'UBO è biennale, sicuramente io lo candido a migliore spettacolo di questi 2 anni, perché l'esperienza che ti regala la visione di una partitura così autentica, magari per certi versi pure ermetica, incomprensibile, ed è di questo che voglio parlarvi al di là di Nord. Poi vi prego, fermatemi quando mi devo fermare, perché possiamo anche, io mi posso fermare qui, può intervenire Clarissa, poi posso riprendere, insomma su questo datemi una mano. Però ecco, magari prima di entrare proprio nel discorso di Nord, perché vorrei pure fare delle insomma, che sia pure un dialogo, volevo dire anche questo, cioè che sul metodo, Latini e i suoi compagni di viaggio non partono mai con una con un copione scritto. Non lo so se ultimamente lo fa, ma avendo visto Mangiafoco, diciamo, lo escludo abbastanza. Cioè, arrivano, ci sono le cosiddette scalette, che poi vengono usate più nel mondo del cinema che nel mondo del teatro. La scaletta per la scrittura di un testo cinematografico è abbastanza fondamentale, come l'è il soggetto, come l'è il trattamento. È difficile che si diciamo scavalchino, no? Queste fasi. Al massimo Fortebraccio Teatro ha una scaletta, non ha un copione. Perché? È basato il loro metodo, diciamo il metodo soprattutto di Latini e di Misiti, che si conoscono dai tempi della scuola, e c'è nel libro anche una conversazione proprio su, addirittura anche molto divertente, su come se scambiassero le fidanzate, cioè insomma sono amici da tanto tempo, si sono riconosciuti tanto tempo fa, e Max Mugnai è intervenuto in un secondo momento. Comunque Misiti e Latini si conoscono talmente bene che non hanno bisogno di parlarsi, e quindi il loro metodo è un non metodo, ma è basato sull'ascolto, sulla pazienza e sul prendersi un tempo che può essere anche infinito. Cioè loro, quando io sono entrata per 2 anni, li ho seguiti, ho sottoposto anche me stessa a delle condizioni, diciamo, di vita che purtroppo non potevano essere formulate a freddo. Quindi non è che poi mi si diceva adesso le prove sono dalle 11 alle 13, poi si mangia, poi ci rivediamo alle 4. Questo non accadeva, perché il tempo del lavoro è il tempo della creazione, e finché non c'è una parziale accordatura rispetto alle forme che sono state intuite, attenzione a queste parole che sto usando, che non chiudono ma riaprono e rilanciano, loro non vanno a letto.
non si va a dormire. I pranzi e le cene sono, almeno in quel periodo in cui le frequentavo io, quasi, che poi io li seguivo appunto nel Teatro San Martino che citava, dove loro avevano appunto, era una compagnia residente, diremmo oggi, cioè stavano lì, avevano la possibilità di provare in quel luogo, però poi li ho seguiti anche nei debutti a Castiglioncello, a Milano, e poi lo spettacolo debuttò a Castrovillari, diciamo ufficialmente, alla Primavera dei Teatri. Di Saverio La Ruina. Allora, non esiste questo copione, quindi esiste, come molti artisti fanno, non soltanto delle arti performative, ma anche della pittura, anche della musica, ovviamente, no? Per forza, oppure nelle sceneggiature collettive, tutte le arti che, per non parlare poi dei poeti, dei letterati, quelli scrivono e riscrivono, cestinare, diceva Carmelo Bene, è il gesto più creativo che noi possiamo permetterci. Il più audace, perché non dobbiamo mai innamorarci delle nostre parole, non dobbiamo alla prima cosa essere paghi di noi stessi, perché magari è buona la prima, ma ce lo devono dire gli altri che è buona la prima, e se noi non siamo contenti non è buona la prima, e dobbiamo aspettare che quella forma si accordi con quell'altra forma, con quell'altro gesto, con quell'altra evocazione, in modo da mandarci almeno a letto quella notte un po' meno scontenti. Questo è tipico di tutti i grandi artisti, ragazzi. Io sto rileggendo il trucco, aspetta che ve lo faccio vedere. Allora, Il trucco e l'anima di Angelo Maria Ripellino è un testo. Segnatevi questo titolo. Segnatevelo, perché è un'esperienza mondiale, cosmica. Segnatevelo, ecco, bene. Allora, Il trucco e l'anima di Angelo Maria Ripellino. Angelo Maria Ripellino è stato uno dei più grandi scrittori, proprio a livello di scrittura. Io non so. Saggi così belli chi li ha scritti dopo, ne credo nessuno. Allora, Ripellino era un professore universitario, scrittore palermitano, che si è interessato tutta la vita, diciamo, conosceva la letteratura, cioè si è specializzato nella letteratura e nel teatro russo, conosceva ovviamente la lingua, e ha scritto questo libro, Il trucco e l'anima, i maestri della regia nel teatro russo del Novecento, che adesso l'anno esatto non me lo ricordo, adesso però lo tiriamo fuori, che è, come dire, un viaggio nell'origine del teatro così come lo intendiamo noi, cioè lui racconta attraverso il teatro delle minuzie, attraverso le vite quotidiane, attraverso le biografie di questi artisti sui generis, attraverso l'incrocio con la rivoluzione russa e quindi con quella temperie culturale di quel periodo, la nascita del teatro così come lo intendiamo ancora oggi, cioè della regia. E quanti? E Stanislavski, che voi avrete sentito nominare, qualcuno di voi sicuramente vorrà fare l'attore, l'avrete sentito nominare se non altro perché è considerato il padre del metodo della reviviscenza, diciamo, che poi è stato fatto, è stato personalizzato dagli americani con gli Strasberg. Anche in maniera un po' indebita, se proprio vogliamo dire. Diciamo che noi non lo possiamo sapere bene, perché c'è, a meno che qualcuno non c'è veramente andato, c'è una lettera sul metodo, su come è stato preso dagli americani, che insomma, finché non cioè, dovremmo essere Marlon Brando per saperlo. Comunque, Marlon Brando. Però diciamo che, se posso aggiungere una cosa, se si studia come attori, secondo me, a livello professionale, quindi non di chi magari recita una tantum al cinema, si sperimenta come sia molto più funzionale, per quanto mi riguarda, un approccio che è più affine a quello dell'ultimo Stanislavski, poi in qualche modo ripercorso
anche da Meyerhold con la biomeccanica e quant'altro. Tra l'altro ti ringrazio di aver citato Il trucco e l'anima, perché tra i tanti pregi che questo libro ha c'è il fatto di essere anche molto discorsivo, quindi diventa quasi un romanzo sui padri fondatori del teatro russo nel Novecento. È una lettura molto appassionante che consiglio. E, poi volevo anche diciamo mettere a fuoco una cosa che tu hai detto, anche per lanciare la palla poi a Clarissa. Sì. La questione dei processi, ecco, secondo me è una questione cruciale che abbiamo affrontato in parte anche ieri nel dialogo fra Andrea Porcheddu e Savino Paparella. Appunto, è stato interessante anche sentire come Savino ha raccontato dal suo punto di vista, che è quello di un attore, come appunto vive il momento di creazione con Roberto Latini, così come tu nel raccontare appunto quello che ci stai raccontando, secondo me fai emergere un punto di vista che non è solo quello della giornalista, ma anche quello della scrittrice di teatro, che capisce in qualche modo anche le istanze che muovono un artista, quindi la necessità appunto di avere un rigore, potremmo dire artodiano, una coerenza con se stessi e anche una ritrosia in qualche modo nei confronti appunto delle richieste che vengono dall'esterno, sempre ovviamente nella disponibilità ad accoglierle. E quindi appunto, parlando di processi, chi meglio può aggiungere qualcosa se non un'organizzatrice come Clarissa, per cui ti passerei la parola e basta. Grazie. Adesso appunto Katia ha lanciato tanti ami al discorso e quindi insomma potrei cominciare da ogni dove. Intanto parto da Nord, insomma, per dire anche come è nato questo piccolo libro che esiste ancora, non è in distribuzione, ma appunto, come dicevo a Silvia stamattina, probabilmente facendone richiesta alla casa editrice, insomma, possono tranquillamente ristampare delle copie. E ricordi mandare... come si chiama la casa editrice? La casa editrice si chiama Pensa Multimedia. Scusami, che abbiamo perso un attimo, c'è un disturbo di un microfono aperto, scusatemi. La casa editrice si chiama Pensa Multimedia e ha sede a Lecce, e questo libro faceva parte di una collana che ha avuto in realtà soltanto due pubblicazioni. La collana si chiamava Rispecchi e l'avevo inaugurata io insieme a una docente di storia della filosofia contemporanea dell'Università di Bari, che è Francesca Romana Recchia Luciani. L'idea era quella di mettere in connessione, in dialogo, diversi saperi, senza che l'uno fosse in qualche modo anticipatore o commentatore dell'altro, perché molto spesso per i libri di teatro e per i testi teatrali soprattutto accade che ci sia una prefazione o una postfazione proveniente da appunto altri esperti e altri settori scientifici, come se il teatro avesse sempre bisogno in qualche modo di un accompagnamento, appunto di una prefazione e di una postfazione. La scommessa di quella collana era che diversi saperi potessero dialogare tra di loro a partire da un unico punto di partenza, e che da questo punto di partenza ognuno facesse il suo discorso, il suo pensiero, senza che necessariamente poi il lettore individuasse quale fosse il punto comune. E quindi questo libro, che è fatto così, appunto, da un lato c'è Nord, Liquidi e Nord di Roberto Latini, dall'altro lato il libro si capovolge completamente e c'è Liquidi e Liquefatti, che appunto è un contributo mio.
perché è nato questo libro? Perché nel 2004, credo, io curavo una sezione della stagione del teatro Kismet Opera, che all'epoca, diciamo, per gli ordinamenti ministeriali di quel periodo era centro di produzione e ricerca per il teatro per ragazzi e per la gioventù, ma appunto in quei tempi là il ministero ti dava un parametro, che nel caso del Kismet era appunto la produzione e la sperimentazione per ragazzi, ma naturalmente non si faceva solo quello, si faceva anche appunto tutta una stagione per adulti normalmente. E di questa stagione per adulti io curavo una specifica sezione che si chiamava Eroi Capovolti, dedicata alla drammaturgia contemporanea e alle nuove compagnie. Quindi ospitai per Ecuba di Roberto Latini. Con Roberto c'eravamo semplicemente incrociati, ma veramente incrociati, senza nemmeno presentarci e salutarci, in un festival, in Equilibrio Festival a Castiglioncello, che all'epoca era diretto da Massimo Paganelli. Tra l'altro faccio, diciamo, una breve parentesi, domani avremo proprio ospiti Angela e Fabio, Angela Fumarolo e Fabio Masi, che sono i direttori artistici di In Equilibrio Festival e in generale dell'associazione Armonia, che lo organizza a Castiglioncello in provincia di Livorno. Adesso spostati a Rosignano, tra l'altro, per cui c'è pure questa nuova vicenda. Niente, per cui avevo visto per Ecuba, avevo appunto ospitato per Ecuba, e nell'occasione di quella programmazione ebbi modo di passare un certo tempo con Roberto, di chiacchierare, c'erano anche delle presentazioni all'università che ci vedevano insieme dentro questo processo, no, di promozione, di continuo tentativo da parte del teatro di entrare nelle aule universitarie, presentare uno spettacolo, parlare con l'artista e cercare in tutti i modi che appunto dei giovani studenti potessero incuriosirsi. Devo dire che questa cosa non ha mai funzionato benissimo, perché se non c'è un percorso continuativo e di conoscenza profonda, insomma, è sempre un po' come quando vai a intercettare appunto un pubblico e non degli spettatori. Va bene, dopo per Ecuba, che appunto mi lasciò colpita, innamorata, contenta, che ebbe una bellissima risposta da parte del pubblico, poi di Roberto vidi Iago e Ubu Incatenato, che andai appunto, insomma, ricordo questa esperienza di viaggio, andai a Ravenna a vedere. Allora, i viaggi sono anche importanti in questo percorso, perché appunto non so quanti di voi vengono dalla Puglia o conoscono la Puglia, bella, bellissima, super narrata, super acclamata, soprattutto nell'ultimo decennio, ma la Puglia è lontana, è lontana geograficamente ed è lontana per i mezzi di trasporto, per cui andare a vedere determinati spettacoli significava comunque metterci in mezzo come minimo 500 km. E io, Ubu Incatenato, andai a vederlo appunto a Ravenna, e fu per me uno spettacolo meraviglioso, cioè io rimasi proprio colpitissima da questa esperienza. E dunque avevo dentro di me derubricato la ricerca di Fortebraccio Teatro, l'avevo derubricata dal punto di vista emotivo e dal punto di vista appunto della spettatrice, secondo un appuntamento che quel teatro mi dava, che era un appuntamento con l'emozione, un appuntamento con la voce, con l'utilizzo del corpo e del corpo voce, e con una qualità testuale che era proprio quella che stavo cercando e che andavo a cercare. Per cui quando nacque questa esperienza della collana Rispecchi, c'era da un lato, da parte mia, assolutamente il desiderio di dialogare a partire da un comune punto di partenza con Roberto,
Dall'altro lato c'era un passaggio epocale anche nella mia vita, perché il 2007 era l'anno in cui io stavo terminando il mio percorso con il teatro Kismet, che era un percorso durato moltissimi anni, quasi 18, anche con, diciamo, delle interruzioni in mezzo, con delle altre esperienze, ma sempre con un filo di appartenenza molto forte, anche perché appunto il Kismet era il teatro più significativo sicuramente a Bari, ma anche in Puglia, perché appunto nel teatro di sperimentazione e di ricerca, Kismet e Coreia a Lecce erano i due punti di riferimento. Per cui il 2007 segnava questo mio distacco, questa fine di un ciclo, ma segnava anche, adesso senza fare troppe storicizzazioni che potrebbero essere imprecise, però per me, nella mia esperienza di appunto organizzatrice e curatrice, segnavano l'ingresso di nuove parole d'ordine all'interno del sistema organizzativo teatrale. Perché già verso la fine degli anni 80, inizi degli anni 90, si era fatto un grandissimo parlare del teatro d'impresa o dell'impresa teatrale, c'era tutto un gioco di parole, avevamo fatto anche molte riunioni, molti incontri, ricordo appunto uno in particolare al Festival di Volterra, in cui si cercava la dritta da parte degli artisti e degli organizzatori per decidere se era meglio utilizzare la parola impresa teatrale o teatro d'impresa, perché c'erano appunto i nuovi parametri ministeriali che dividevano diciamo, l'attribuzione dei valori che poi avrebbero determinato il contributo pubblico attraverso parametri qualitativi e parametri quantitativi. Questo Tra richiamo. l'altro, scusa se ti interrompo, Sì, come questo dibattito si insomma, deduce un po' tra le righe anche da quello che hai scritto in Liquidi e Liquefatti. Eh Non sì. so se vuoi che io condivida poi il testo con gli studenti. Certo, assolutamente. Poi è un testo un Ok. po' datato, appunto perché è del 2007, sono passati 13 anni, però Però proprio per insomma. questo è interessante, nel senso che comunque certe questioni riverberano senz'altro ancora oggi per Assolutamente sì. insomma, tutti i discorsi che noi facciamo anche nel master diretto dal professor Locatelli, di cui parlavo prima, rispetto a un certo modo di concepire la professione dell'organizzatore e in generale la curatela performativa. Allora, ve lo incollo in chat. Dovrebbe aprirvisi un file Word, se non ho sbagliato. No, ok, perfetto. Allora, questo è il link, quindi potete leggerlo. Dicevamo, perdonami. No, e dicevamo che appunto in quegli anni, ereditando questo dibattito che era cominciato già dagli inizi degli anni 90, venivano fuori alla fine, in qualche modo, la questione impresa aveva poi fatto breccia e preso il sopravvento. Quindi vennero fuori una serie di modi di dire da parte degli organizzatori, parlo di organizzatori importanti, che era funziona. E quindi non so se Katia si ricorda di questo orrido modo di definire uno spettacolo, per cui appunto gli spettacoli si dividevano in spettacoli che funzionavano e spettacoli che non funzionavano, dove con la parola funziona in qualche modo si metteva a punto un giudizio per il quale si potesse dire intanto che lo spettacolo era riconoscibile, che poteva appartenere a un genere, quindi era decodificabile, e che andava a incontrare il pubblico rispetto a quello che il pubblico poteva aspettarsi, e dunque, diciamo, accadeva esattamente il funzionamento, come se lo spettacolo potesse essere un ingranaggio di questa grande macchina teatrale che si muoveva. Quindi,
appunto io avevo questo funziona nelle orecchie che appunto mi faceva allergia e non capivo bene da dove prenderlo perché non capivo come ulteriormente declinarlo dal punto di vista artistico. Sapevo che dal punto di vista organizzativo era una gabbia, ma ancora non vedevo il risultato artistico di questa cosa. Contemporaneamente appunto Fortebraccio Teatro era ai suoi diciamo non primi passi, ma era già nel mezzo della gestione del Teatro San Martino di Bologna, che come appunto poi magari avrete modo di scoprire nei prossimi incontri è stata una gabbia molto pesante da gestire per Fortebraccio Teatro, perché appunto gestire un teatro toglie energia, toglie possibilità di concentrarsi sulla ricerca e sulla produzione, crea delle dinamiche relazionali con la città, con le amministrazioni, per cui finisci per fare una. Sì, tra l'altro è significativo, diciamo che Fortebraccio Teatro, cioè una compagnia composta da tre persone di Roma, per trovare uno spazio in cui sperimentare e portare avanti la propria proposta artistica, sia dovuta emigrare in Emilia-Romagna. Me lo ricordava proprio Gianluca Misiti qualche giorno fa. Non so se ci sarà modo di approfondire molto questa questione legata al Teatro San Martino, che era un teatro poi di fatto appunto nel chiostro di un convento, no? Sì, un bellissimo spazio, tra l'altro con dei limiti anche diciamo strutturali importanti, ma aveva un fascino meraviglioso. In una città che li aveva voluti, che gli aveva aperto le porte e tutto quanto, ma che aveva anche una sua storia molto importante, per cui insomma stavi sempre sul filo di essere il benvenuto ed essere lo straniero che cosa vuole, insomma. Bene, allora in quegli anni là, in quell'anno là, io avevo questa mia fase professionale di, appunto, come dicevo, di stacco dal Kismet, rielaborazione di queste nuove parole d'ordine che mi stavano assolutamente strette e che non riconoscevo nel mio lessico progettuale, e avevo però d'altra parte questo rapporto con Roberto che si stava costruendo, per cui gli proposi di scrivere questo libretto sapendo che non ci avrebbe richiesto un tempo insieme ma un tempo separato in cui appunto mantenere il dialogo, e quello che ne è venuto fuori è questo libro in cui lui da un lato in Nord racconta lo spettacolo con appunto non il copione, perché il copione non c'è come diceva appunto Katia, ma c'è una scaletta, e quindi con la scaletta dei movimenti di scena, delle scene, di quello che accade, del racconto dello spettacolo e anche dei suoi appunti di riflessione intorno, e dall'altro lato appunto questo mio Liquidi e Liquefatti che si divide in due capitoli. Uno riguarda una riflessione sull'organizzazione teatrale, sul mercato teatrale, e l'altro capitolo racconta il mio viaggio da Bari a Bologna per andare a vedere lo spettacolo che aveva già debuttato a Castrovillari e poi aveva, credo, tre repliche al Teatro San Martino. E quindi la mia reazione a questo. E che cos'era quella reazione? Roberto aveva appunto fatto come diceva Katia prima, già diversi spettacoli che erano stati dei percorsi di avvicinamento alla sua scrittura, al suo modo di essere in scena, alla sua visione teatrale insieme a dei compagni di viaggio e che tra l'altro proseguivano il percorso di formazione con Perla Peragallo e quindi degli esercizi di andata in scena che Perla richiedeva e che appartengono tuttora al percorso di Roberto.
E quindi aveva fatto questi spettacoli e poi era diventato Fortebraccio Teatro con una cifra molto centrata su di sé e con un modo di stare in scena, di utilizzare il corpo, di utilizzare la voce, di creare la relazione con gli spettatori che avevamo imparato a conoscere e che quindi poteva diventare un appuntamento con lo spettatore. E di fatto io stavo andando a cercare quell'appuntamento. Nord diventa a quel punto una specie di moto, di scrollarsi di dosso delle cose. Io l'ho vissuta così. E credo che anche per Fortebraccio sia questo, di fatto Roberto lo scrive un po' negli appunti che ci sono nel libro, perché anche se così giovane, anche se così iniziale come percorso, questo modo di questa attesa degli spettatori nei suoi confronti già rischiava di essere una gabbia, già rischiava di essere una maniera piuttosto che una cifra stilistica. E quindi l'idea di fare Nord con altri attori e di farlo praticamente quasi senza testo. Era un modo per rimettere in discussione tutto, per terminare o comunque per mettere un attimo un punto a quello che era stato il percorso precedente delle radiovisioni e proprio cambiare completamente le carte in tavola. E questo momento artistico è un momento che naturalmente si iscrive in quello che loro stavano vivendo al Teatro San Martino. E quindi proprio dentro questo rischio di stare in questa gabbia. Naturalmente, andando a scompaginare così tanto le carte, diciamo, la risposta di mercato allo spettacolo Nord fu una risposta molto più tiepida, ad esempio, rispetto agli spettacoli precedenti o anche agli spettacoli successivi. Se noi pensiamo che Iago è stato in piedi, è stato in distribuzione ancora fino a qualche anno fa e invece Nord ha consumato le sue repliche, credo, in un anno di vita, questo già la dice lunga rispetto a come hanno reagito non tanto gli spettatori, ma soprattutto gli organizzatori a quel Però tipo. viceversa è uno spettacolo molto documentato perché appunto la tua pubblicazione e gran parte di quella di Katia in realtà si concentrano su questo momento del percorso creativo di Roberto Latini e Fortebraccio Teatro, quasi indicare come appunto quello che stai dicendo Nord sia un po' un momento di snodo Sì, è in qualche assolutamente misura. un momento di snodo per me e credo anche per tanti altri, così come lo è stato anche Bikini Boom Boom, che è assolutamente in continuità con Nord e che anche appunto rispetto al mercato ha avuto poche repliche. Ed è stato documentato anche perché in qualche modo segnava rispetto anche a quello che diceva Katia prima, non so se lo diceva Katia o lo dicevi tu, comunque appunto fino ad allora Fortebraccio Teatro era considerata una compagnia come tante altre, assolutamente di merito, assolutamente da tenere in considerazione, ma era considerata una compagnia come tante altre. Con il Teatro San Martino, con l'attenzione al Teatro San Martino, tra l'altro non a caso in Emilia-Romagna fosse successo in un'altra regione, probabilmente non sarebbe stata la stessa cosa, ma con quel coraggio lì e con quella svolta lì, Fortebraccio Teatro diventa una voce e diventa ancor più successivamente una voce quando Roberto decide di lasciare il Teatro San Martino, motivando questa abdicazione, motivandola politicamente con un discorso artistico e politico.
Dunque, ritornando, Katia vuoi dire qualcosa? Hai il microfono, Katia, hai il microfono muto. Ah sì, è vero. No, tra l'altro, diciamo... Ah, scusate, è un ritorno terribile. Ok, ogni tanto Google Meet dà di questi problemi. No, tra l'altro, appunto, anche tu, Clarissa, hai lanciato molti spunti interessantissimi. Quello poi diciamo che hai affrontato in maniera così transeunte, ma che secondo me è può essere fonte di molte riflessioni sul rapporto fra diciamo la promozione teatrale e le scuole, ma non è questo diciamo non è questa la sede in cui approfondire. Piuttosto mi interessa anche il discorso sulla geografia in qualche modo dell'organizzazione e della curatela teatrale. Io sono stata nel 2018 fino al 2019 appunto, quindi l'anno precedente a questo pandemico, per un anno in Emilia Romagna. Ho vissuto lì perché ho frequentato un master lì a Emilia Romagna Teatro. E trascorrere un anno in Emilia Romagna è un'esperienza che suggerisco a tutti di fare, perché effettivamente ti rendi conto che dal punto di vista culturale c'è una gestione senz'altro virtuosa, che viene appunto da una storia di attenzione probabilmente anche degli ambienti istituzionali alla creazione artistica. Questo poi è sempre vero fino a un certo punto, perché poi appunto, come mi raccontava proprio Gianluca, come dicevo qualche giorno fa, di fatto poi anche i motivi che hanno spinto la compagnia a lasciare quello spazio del Teatro San Martino sono legati allo stesso ordine di problemi che affliggono tutti gli enti e in particolare gli enti culturali in Italia. Però, insomma... a noi in università piace tanto approfondire le questioni organizzative, ma adesso mi concentrerei appunto su Nord, che hai iniziato tu a presentare, e passerei la parola a Katia, magari per appunto dirci qualcosa di più sullo specifico di questo progetto. Benissimo, intanto veramente grazie Clarissa, perché in effetti è bello come i punti di vista, gli sguardi, le competenze e anche la ricerca, no, di qualcosa che scompagini queste presunte competenze sia la fonte di tutte le nostre ricerche, poi, perché cerchiamo evidentemente entrambe di smantellare alcuni stereotipi. Allora, però collegandomi a questo discorso che faceva appunto Clarissa Veronico, purtroppo non vorrei smantellare, diciamo, la storicizzazione degli eventi in senso anche, come dire, progressivo. Però se vediamo la storia complessiva di Fortebraccio Teatro, come di altre compagnie italiane, purtroppo ci si imbatte sempre con lo stesso vuoto di senso che si attraversa nel momento in cui è impossibile creare, sembrerebbe in questo paese, una continuità. Per cui l'esperienza del San Martino a Bologna è un'esperienza solitaria nel loro cammino, perché semplicemente hanno trovato a un certo punto una casa che non avevano trovato a Roma e che non avrebbero trovato di lì, da nessun'altra parte. E la stessa casa è stata talmente provvisoria, perché per le stesse ragioni amministrative e politiche che comunque sono per noi anche un po' imprescrutabili a volte, non sono riusciti gli amministratori locali a tesaurizzare quell'esperienza di Fortebraccio Teatro e quindi a proteggere la compagnia, diciamo, dal cadere da quella piccola, diciamo, casa. No? Quindi ha dovuto smantellare la casa, perché le questioni, come ricordava prima Silvia, sono spesso le stesse. Allora, che tra l'altro tu hai citato prima lo spettacolo Mangiafoco, che ti ringrazio se vorrai candidare agli UBU dell'anno prossimo o di quest'anno, e proprio in questo spettacolo che vedremo tra l'altro nell'ultimo appuntamento. Benissimo. Di questo ciclo,
penultimo, c'è un riferimento molto circostanziato anche in drammaturgia a questa esperienza del San Martino. Non è la prima volta che Roberto fa dei riferimenti circostanziati in drammaturgia, a volte ha fatto entrare delle finte pubblicità, insomma è comunque uno si è difeso e anche reso noto il malessere delle compagnie, non soltanto della sua, al punto che è arrivato al gesto definitivo di rifiutare quella piccolissima, quasi ormai esile, quasi inesistente cifra che il Ministero metteva a disposizione come compagnia. Quindi è uscito dalle risorse, non so come si dice tecnicamente, aiutami Clarissa, cioè rinunciato al contributo ministeriale, che è una cosa fortissima. Quindi Latini, Forte Braccio Teatro, quindi lui adesso si scritturano, non esiste più la compagnia finanziata, loro sono una compagnia che scrittura se stessi, cioè quindi invece di essere stati premiati in questo paese, dovrebbe essere una compagnia stabile eccetera, loro è da una vita che cercano una casa, un teatro, uno spazio, e un po' anche per caratteri che ci sarete fatti un'idea, non sono neanche così insistenti e prepotenti, e quindi la conseguenza è che per la prima volta nella vita, solo con Goldoni, quindi insomma sono grandicelli ormai anche loro, solo con Goldoni, con il Teatro Comico, loro sono stati prodotti da uno stabile per la prima volta nella vita. La seconda volta è successa con Mangiafoco, gli spettacoli comunque sono anche nati e morti lì, per cui poi persino il piccolo teatro di Milano non ha avuto il coraggio di farli circuitare. Anche se poi c'è certo anche una storia di continuità tra quei due progetti, di cui probabilmente ci parleranno meglio anche gli ospiti della prossima settimana, che fanno tutti parte del cast, ed è questa la cosa secondo me che è importante mettere in luce, che poi ripeteremo. Il cast di Mangiafoco è lo stesso che aveva fatto il Teatro Comico, per motivi appunto esatto, che poi ci spiegheranno. Volevo aggiungere solo una cosa alle tue parole di prima, che è vero che Roberto Latini fa entrare in drammaturgia appunto tutto quello che gli capita nella vita, quindi anche le amarezze legate a delle questioni meramente produttive, insomma tutto quello che sappiamo e che le giovani compagnie sanno che succede e succedeva e succede ancora nel teatro italiano, però è anche vero che una delle forze della drammaturgia di Roberto Latini è proprio quello di trovare sempre una trasfigurazione poetica anche ai temi di più stringente attualità. Questo è giusto dirlo, perché siamo connessi con degli studenti che non tutti conoscono il lavoro di Forte Braccio Teatro bene. Noi stiamo parlando, allora se volete, adesso voi vedrete lo spettacolo, ma io vi voglio leggere, appunto nel libro ho pubblicato alcuni frammenti, scusate non sono un'attrice, però sono abituata anche a leggere, d'altro canto avevo cominciato come attrice quando avevo la vostra età, quindi vi leggo soltanto un frammento, perché brava Silvia che hai detto questa cosa, perché naturalmente voi non lo conoscete bene, ed è invece importante affermare che non stiamo parlando mai di un teatro manifesto, mai di un teatro che di denuncia, mai di un teatro di protesta, ma sempre in una maniera, vorrei dire, inconscia, escono fuori alcune mine, no? Che sono pronte a saltare, perché è sempre un campo minato quello che va costruendo Latini con i suoi compagni. Il testo, come potete vedere, un breve testo di Nord che ho pubblicato nel libro, è un testo straziante, poetico, addirittura un canto d'amore. Tienimi, 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 come quando fa paura. Tienimi, 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 tienimi come quando fa paura, paura, paura.
tienimi, sii gentile, tienimi come quando fa paura, tienimi per tutte le volte che sono caduto, per quando mi sono addormentato, per quando sono svenuto, per quando ho lasciato, per quando me ne sono andato, per quando ho chiamato, per quando ti ho chiesto tienimi, come quando fa paura. Tienimi come quando fa paura, sii gentile, tienimi per tutte le volte che mi sono svegliato, per quando mi sono alzato, per quando sono tornato, per quando ho chiamato, per quando t'ho chiesto, tienimi, sii gentile, tienimi che sto morendo, scusa di questo tempo, scusa di questo spazio, scusa se sto morendo, scusa. Da qui, scusa, tienimi, scusami, se t'ho chiesto tienimi ora e quando fa paura, non c'è, non finisce, tienimi, sii gentile. Allora, naturalmente voi lo sentirete molto meglio recitato da, credo, da Latini, in questo, perché io poi non so bene che cosa è rimasto e che cosa non è rimasto, però nel diario di viaggio, diciamo, se voi avrete la possibilità di accedere a queste pagine, racconto tutto il percorso, quindi racconto dall'inizio delle prove un po' quello che è rimasto nella partitura, quali scene sono cadute, quali scene sono rimaste, e teoricamente, se mi ricordo bene, adesso penso che lo rivedrò con voi, si comincia con un capodanno e si finisce con una crocifissione. Allora, è uno degli spettacoli più sinistri, più neri alla fine di Fortebraccio Teatro di Roberto Latini. Lui riprendeva dopo tanto tempo, diciamo, dismetteva le macchine fonetiche in cui era da solo in scena, Lupo Incatenato e appunto Radiovisioni, e creava una compagnia di attori, quasi, mi sembra, 6 uomini e una donna o 5 uomini e una donna, una sola ragazza, che mi ricordo benissimo, Fabiana, che poi non ho mai più incontrato, non so se fa ancora l'attrice, studiava filologia, e quindi io li ho seguiti dai primi giorni lì a Bologna fino al debutto. Allora, cosa vi posso dire? Vi posso dire che Nord è uno spettacolo sulla crisi dell'Occidente, è uno spettacolo una visione, una piccola profezia, siamo nel 2007, 6 anni prima c'era stata la tragedia delle Torri Gemelle, che viene, a cui arriviamo piano piano in questa composizione che si fa e si disfa, come vi dicevo prima, proprio nell'impeto di queste prove, dove il corpo di Roberto Latini viene quasi aizzato, smosso, disegnato, scosso proprio elettricamente dalle musiche di Misiti, che a volte provava anche delle musiche che non sarebbero rimaste, Mina, canzonette, qualsiasi cosa, per poi cercare, no, di capire quale fosse la combinazione non funzionante. Comunque, purtroppo, Clarissa, questo discorso del funziona o non funziona non è che ce ne siamo liberati, questo è proprio è una questione antica, e sempre, non vorrei essere fissata con Carmelo Bene, ma è la questione appunto del teatro verso lo spettacolo, cioè il teatro appunto è un farsi, un disfarsi, una ricerca, ha a che fare moltissimo con il lavoro musicale, no? E quindi non può essere mai compiaciuto, non può mai essere sazio. Lo spettacolo può saziarsi di se stesso se gli artisti non si diciamo, trovano una soddisfazione che a volte è gli artisti, il mercato, ma che il mercato stesso gli chiede di non osare troppo, ma basta questo, perché dovresti fare dell'altro? Vi avevo citato Il trucco e l'anima, in realtà, per dirvi quanto Stanislavski, che appunto è il fondatore del metodo, diciamo è passato la storia più come il fondatore del metodo, in realtà era un regista, ha creato la regia contemporanea moderna, che
era anche nella mia vita nell'arte, in tutti i libri che voi trovate di Stanislavski, trovate questo suo tormento. Io non vi dico che dovesse essere tormentati come esseri umani, vi dico che se volete fare qualche cosa però di affine all'arte, non accontentatevi, perché i grandi maestri non si sono mai accontentati. Avevano questo, tutti avevano questo, come dire, questo fuoco che non si placava. Questo spettacolo lo trattiene alla grande, questo fuoco di cui stiamo parlando, perché tocca appunto questa questione della morte dell'Occidente, questa questione della morte del corpo, della morte degli esseri umani veri, perché nell'immagine finale c'è un'immagine che evoca l'11 settembre, l'esplosione delle due torri. Io spero che voi sappiate cosa è successo, però se non lo sapete non è colpa vostra, perché magari non è, siete troppo giovani. L'11 settembre del 2001 c'è stato un attentato terroristico clamoroso a New York e sono cadute le Twin Towers, le due torri gemelle, che erano naturalmente il simbolo della città. Alcuni anni più tardi, ma senza voler dire io faccio uno spettacolo sulla fine dell'Occidente, a un certo punto queste immagini nascono, sorgono, sono spettacoli sorgivi, sono spettacoli che riverberano, non sono originali, sono originari, che c'è una grande differenza di cui parlava Grotowski tra l'originario e l'originale. No, niente è originale, tutto è stato già scritto, le storie sono variazioni di sette partiture, tutte le storie del mondo. Diceva, mi pare, Borges, manco ne sono, non sono sicura che fosse Borges. Però non dovete essere per forza originali, ma cercare il vostro punto originario, come sicuramente questi artisti vi stanno un po' raccontando, e noi con loro, perché il lavoro, appunto, e ti ringrazio Silvia, hai detto quello che hai detto, almeno per quanto mi riguarda, se mi dovessi in qualche modo raccontare in qualche forma, direi che sono una persona che scrive e che usa lo sguardo e che usa tutti i suoi sensi per diciamo varcare soglie, e quindi mi piace anche a me tantissimo fare lo spettatore. Io da ragazza alla fine decisi che non volevo stare dalla parte per cui c'era, ma stare dall'altra parte, perché guardare, osservare, essere tra tanti che guardano un atto creativo, a me mi faceva sentire in una condizione fantastica, lo considero ancora il mio pensatoio, cioè il luogo in cui io nella sala buia penso, sollecitata dalle cose che accadono, e viva, corpo vivo tra corpi vivi. Certo, questo... poi Roberto Latini, scusa se ti interrompo, sì, ogni tanto per lanciare qualche sassolino anche proiettato avanti su questa questione del pensiero durante il farsi dello spettacolo, ha proprio diciamo una visione di poetica e artistica molto chiara. E tra l'altro vorrei anche porre l'attenzione alla questione del punto di vista, che non coincide appunto con, scusatemi il bisticcio, la vista proprio sensibile, no? Quasi potrei dire che sono due cose radicalmente opposte. Il punto di vista paradossalmente si situa più a livello della voce, no? Di quello che dicevamo all'inizio. E, perdonami se... Sì, insomma, se no, sì. Allora, ti cioè, ho interrotto, cosa... ma secondo me... Certo. A che cosa guardiamo? Allora, come sorgono queste immagini? Voi vedrete. Allora, le scene sono, hanno dei titoli, no? Lui le montava e le smontava ogni giorno, ogni notte, quindi adesso la sequenza non me la ricordo. A un certo punto, in una di queste giorni notte, lui dà un'altra scaletta, quindi vi dico semplicemente i titoli di queste sequenze. Sedie, clash, carrello, capodanno, trascinamento, valigie, fuga di uno, perseguitato, nomi, panchina, fila. La scelta, poliziotti, frugamento, fughe, scarpe, zitto, mani, salute, saluti, lamentazioni, spaventapasseri, torri.
Allora, vedrete tante figure. Nessuna di queste figure ha una spiegazione oggettiva, cioè nessuno, né io né Clarissa né Silvia né nessuno vederà mai che la Marilyn con cioè la finta Marilyn con la, simboleggia qualche cosa. Voi cercate di fare oggi di abbandonarvi al flusso, di non sforzarvi di dire ma questo che cosa significa, quindi di fermarvi, di inciampare in una cosa del tipo questa cosa magari non la capisco. Voi capite tutto perché siete totalmente dotati di capire, siete in grado di capire tutto, sia che qualcuno ve lo spiega prima, sia che qualcuno ve lo spiega proprio dopo, sia che qualcuno non ve lo spiega per niente, perché il teatro è fatto per gli spettatori, non è che devono per forza avere il manualetto esegetico davanti. Siccome però noi stiamo qui, abbiamo fatto un lavoro tanti anni fa, io quello che vi posso dire è abbandonatevi, cercate di vedere ognuno quello che può vedere, però qualche riferimento ve lo possiamo dare, perché le torri, sicuramente questa crocifissione, le torri, il fumo, hanno a che fare con le torri gemelle e quindi con questa tragedia dell'11 settembre del 2001, di cui ancora paghiamo le conseguenze, perché non siamo lontani da una guerra di religione, almeno così ci vorrebbero far credere. E poi c'è una questione, leggevo prima, scusa, mi sono distratta un attimo perché leggevo le prime pagine del testo di Clarissa, che mi sembra molto importante, che distingue tra merci, prodotti, eccetera. C'è il discorso delle merci dentro Nord, quindi attenzione a tutto quello che fa riferimento. Voi siete abituati a vedere un carrello della spesa, no? Come viene usato questo carrello della spesa? Quali sono i dettagli? Che cosa hanno i ragazzi, questa giovane coppia col carrello della spesa? Che cosa porta? Che cosa hanno i piedi? Attenzione, a un certo punto dovrebbero apparire dei pattini con delle Coca-Cola, qualche cosa vi dovrebbe dire. Poi c'è tutto il discorso del modo, io vi ho letto adesso un pezzo lirico bellissimo, no? Che parte da se stesso, perché Latini non è capace di dire per fortuna nostra il mondo è cattivo, noi adesso stiamo morendo tutti massacrati da delle merci, così ognuno il suo, lui è un poeta della scena, quindi parla di sé, parte da sé. E fa naturalmente la sua protesta, ma la fa con il linguaggio della poesia del corpo, quindi per esempio è tutto continuamente la lingua, non è che ci sono i personaggi in senso classico, non è che lì c'è il personaggio che parla con un altro personaggio e ci sono dei dialoghi tra personaggi, che uno c'è una domanda e c'è una risposta, è tutto rotto, è tutto frammentato, è tutto diciamo anche recuperato dai materiali di scarto che siamo noi stessi. Cosa siamo diventati noi? Credo che sia la grande domanda, non solo a nord, no? A nord di noi stessi, per dire, diciamo, dalla parte anche siderale di noi stessi, che cosa abbiamo fatto di noi stessi, che cosa siamo diventati. Lui si mette dentro e dice io sto morendo, ok? Quindi è, se volete, un notturno, è tutto un notturno, quindi un viaggio per scene che hanno un comune denominatore, che è quello della minaccia, ci sta per succedere qualcosa, c'è un atto di violenza, ragazzi che si spingono, gente che si spacca il naso, la scena, c'è la scena con le musiche di Indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto, che è una scena di corruzione quotidiana, che poi degenera in una violenza privata, c'è una fila per il pane, sembreremmo parlare della povertà, di come ci hanno ridotti, di come ci siamo ridotti, quindi non c'è una sinossi, no? Di questo spettacolo, c'è un montaggio di associazioni molto lavorate, che quindi non chiamerei neanche libere, cioè libere sono quelle che voi dovete fare voi, cioè sono, è quello che Nietzsche diceva, il danzare in catene, quello che voi vedrete è proprio la drammatizzazione del principio nicciano del danzare in catene, le forme sono molto rigide a un certo punto, anche se le scalette cambiano, non è che c'è improvvisazione qua. Già, l'improvvisazione c'è prima,
Dopodiché c'è la musica, c'è la partitura, cioè loro devono suonare in maniera molto, come dire, in presenza, ok? Io non so adesso il video di quale ripresa ci stia parlando, quindi può essere che non è quella definitiva, però ecco, io poi... Il video fatto a Roma, al Teatro India. Ecco, il Teatro India, gli spettatori non è che fossero così contenti, perché è uno spettacolo difficile, ve lo dico subito. Voi siete in questo... è uno spettacolo che naturalmente non ha un ordine logico, una tesi, un'antitesi, una sintesi, procede per associazioni. C'è anche il discorso, quindi, le merci, che cosa è di noi. C'è anche il discorso, il capodanno, no? C'è il discorso delle relazioni, il discorso dello stare con gli altri, essere con gli altri. Ha sempre lavorato molto Roberto Latini sulla solitudine, sul sentimento della solitudine, no? Cioè sulla solitudine esistenziale, questo capodanno in cui lui dice che palle, e tutti, è una noia, anche c'è il discorso della noia esistenziale, c'è la violenza, e c'è questo discorso. A un certo punto c'è un gran melò improvvisato che mima il parlarsi a vuoto, la chiacchiera quotidiana, no? Siamo nel regno della chiacchiera qui a nord di noi stessi, perché non è che lui adesso vive a Milano felicemente con la sua ultima bambina, quindi non è che dice Milano è cattiva e Palermo è bella, cioè stiamo attenti a questo. Tra l'altro lui è romano, romanissimo. Un gran melò improvvisato mima il parlarsi a vuoti, siamo nel regno della chiacchiera qui a nord, ad occidente, dove pensava di essere in salvo, dove ci credevamo immortali, questo è il pensiero, fino al momento in cui due aerei si sono schiantati contro le torri gemelle a New York l'11 settembre del 2001. E quindi qui c'è questa immagine molto forte, mi raccomando, abbiate pazienza per arrivarci, come i romanzi si leggono dalla fine, anche gli spettacoli si vedono interi, uno spaventapasseri diventa un crocifisso a cui viene impalata una ragazza. Nel nord si muore, si viene uccisi, eccetera eccetera, quindi io direi che mi fermo qui, perché potrei darvi tanti altri riferimenti culturali, per esempio, però me ne do solo uno. Baudrillard, allora, è scritto, se lo aspettate, c'è una chat qui? Sì, però lo scrivo io intanto che tu Jean Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte, è un libro un po' difficile, edito da Feltrinelli se non sbaglio attualmente, esatto. È del 76, che mi ha aiutato però un po' a dipanare un po' questa matassa. Io, se posso aggiungere, allora, sì, rispetto a tutte questi bellissimi spunti anche per me di memoria che citava Katia, volevo leggervi un pezzettino di Roberto in questi suoi appunti di copione, che appunto che io ho ricevuto dopo aver visto lo spettacolo. Come appunto vi raccontavo prima, ero andata, come appunto si va a un appuntamento aspettando, anche se dentro il mio percorso culturale, intellettuale, volevo andare proprio a rompere la parola funziona, non ero sufficientemente consapevole del fatto che anche io stessi andando a cercare qualcosa che mi funzionasse per quello che già conoscevo. E quindi appunto sono andata a quello spettacolo così, e appunto lo spiego nel testo, poi se avrete voglia di leggerlo appunto troverete proprio la mia reazione emotiva allo spettacolo nel secondo capitolo di questo intervento, perché Roberto mette una trappola in scena. Adesso prima Katia ci ha letto uno dei pezzi e sono diciamo quello che Katia ha letto è uno dei pochissimi testi che ci sono nello spettacolo, perché lo spettacolo è quasi praticamente senza parole, salvo che quando tu arrivi da spettatore vedi che c'è un microfono e quindi in qualche modo già pensi, già senti che quello sarà uno degli appuntamenti che nello spettacolo sarà rispettato e che quindi potrai sentire
proprio quel corpo voce, quella fonè che ti aspetti, che ti aspettavi nel 2007 da Roberto Latini. Ma invece i testi sono pochissimi e lo spettacolo è completamente differente da quello che ti aspetti, appunto è uno spettacolo che scompagina completamente. E vi leggo diciamo queste parole di Roberto in proposito. Tutto lo spettacolo è come se fosse visto in rotazione, come se si svolgesse di fronte ad uno spettatore che fermo in un punto qualsiasi del nostro nord facesse un giro su se stesso. Può non trattarsi solamente di uno spazio fisico e geografico. Nord è una dimensione anche mentale, culturale, antropologica. Tutte le scene passano, entrano ed escono insieme ai personaggi o alle situazioni che le compongono. Si portano dietro forse un dettaglio, in qualche caso, una sorta di déjà vu di quanto già visto in precedenza. A questo proposito, un pensiero importante durante il periodo delle prove è stato quello che ci ha portato a immaginare lo spettacolo fuori dal palco. Cosa succede di queste scene prima che le vediamo? Ho spesso la sensazione che una buona parte di Nord si svolga fuori scena. Ogni tanto qualcosa precipita sul palco, viene intercettata, vista, ma si tratta sempre di scene che hanno un prima e un dopo possibile, potenzialmente, molto diverso da quanto le stesse scene ci suggeriscono. Sono sfumature fondamentali che spostano di poco l'angolo della percezione, ma che moltissimo poi raccolgono nell'elaborazione degli elementi. Non parlo di un lavoro solamente intellettuale. L'emozione è la scoperta di qualcosa che riconosciamo accanto a noi e di cui prima non avevamo percezione. Grazie Clarissa, è veramente un intervento interessante quello di Roberto che ci hai appena letto. Perché la cosa bella, cioè la cosa bella, particolare, bella adesso è un aggettivo che proprio io non uso quasi mai, ma mi è venuto così adesso, però quello che vivi, quello da spettatrice, da spettatore, vedendo questo spettacolo, è veramente che in questo entrare e uscire continuamente da quinta a quinta, in questo codice dell'attraversamento, questa cifra continua dell'attraversamento, per cui gli stessi attori, cambiando soltanto qualche dettaglio dei loro costumi, continuano questo percorso di entrata e uscita da una quinta e l'altra, e riacchiappando delle scene, quello che tu senti è che c'è qualcosa che si sta svolgendo fuori e di cui puoi cogliere soltanto una piccola parte. Quello che cogli di fatto è la piccola parte di vita dell'altro che l'altro ti concede di vedere e che tu puoi ricomporre con la tua immaginazione e con la tua percezione di spettatore, adesso al di là di quello che Fortebraccio Teatro e che gli attori dello spettacolo sentissero e vivessero in quel momento lì. Però la questione è che cosa vivi tu come spettatore. Allora, quello che tu vivi come spettatore nel momento in cui non c'è un codice narrativo, diciamo autoconcluso, che chiude la scatola teatrale non soltanto rispetto alla quarta parete, ma anche rispetto alla seconda e alla terza parete, perché altro si svolge fuori e tu cogli soltanto questi momenti di passaggio così improvvisi, così quasi accidentali. Ecco, potresti pensare che sia accidentale, dopodiché sai perfettamente che non c'è nulla di improvvisato, ma che è tutto appunto rigidamente organizzato, pensato per la scena, salvo appunto l'improvvisazione, anche quella dentro una regola dell'improvvisazione. Però da spettatore tu potresti anche pensare che sia accidentale. Quando smetti di pensare che sia accidentale e cominci a pensare che invece è quello che ti è offerto di vedere, e che quella è un'occasione per te di vedere quello che ti è offerto, come accade veramente nella vita con tutte le persone con cui entriamo in relazione, allora è lì che accade la possibilità di smettere di capire e di cominciare invece a percepire e a confrontarti con quello che ti appartiene. Per cui prima appunto Katia diceva questa cosa del carrello, delle lattine di Coca-Cola, no? Per ciascuno è un richiamo diverso. Ad esempio, tra le molte possibilità di locandina di quello spettacolo c'erano una serie di immagini
Una delle immagini che mi ricordo Roberto mi mandò era quella di una bambina con la bocca leggermente aperta che aspettava un'ostia, ma quest'ostia era un euro. Eravamo nel 2007, è vero che l'euro in Italia è entrato nel 2001, però era ancora una memoria fresca per noi di quella generazione il fatto che le 2000 lire fossero diventate, no, una moneta da un euro. Quello poi rappresentava anche tante cose rispetto all'Europa, rispetto proprio a un cambio epocale di quel periodo. Però può significare qualsiasi cosa quella bocca aperta con l'ostia, che invece è un euro, che poi invece non è più diventata, non è più diventata la locandina. Un'altra cosa che voglio ricordare è che lo spettacolo Nord con due N davanti è anche in dialogo d'amore e di evocazione con lo spettacolo Sud con due D finali di Perla Peragallo e Leo De Berardinis, che è uno spettacolo del 1974-75. Ed è anche questo un dato molto importante, perché lo spettacolo Sud in qualche modo chiudeva una parentesi di Perla Peragallo, cominciava a chiudere, ecco, non è che chiudeva, ma cominciava a chiudere una parentesi molto importante di Perla Peragallo. Ed era uno spettacolo di passaggio anche per Perla. Così come Nord è stato uno spettacolo di passaggio per Roberto Latini. A un certo punto, come dicevo prima, questa trappola della... questo ve lo dico, vi faccio un po' di spoileraggio, ma perché è legato moltissimo a una mia emozione, quindi voglio raccontarvela così, anche per riallacciarmi alla questione dell'organizzazione teatrale, e anche perché vedo che insomma siamo addirittura d'arrivo rispetto alla programmazione del video, giusto Silvia? Sì, ma concludi tranquillamente il discorso, non preoccuparti. Sì. Allora, niente, praticamente che cosa accade? Che io arrivo in questa platea del San Martino con questi 700 chilometri di viaggio fatti, insomma, giusto il tempo di arrivare a Bologna per una cosa e poi andare a teatro in questa, era inverno e quindi c'era, no, questa atmosfera molto umida e nebbiosa, ma insomma niente di che. Tra l'altro io avevo questo treno che ero partita tipo a mezzogiorno da Bari, arrivavo a Bologna, vedevo lo spettacolo e ripartivo la notte perché poi il giorno dopo dovevo lavorare, per cui ero proprio andata per quello. Entro in platea, c'è questo buio meraviglioso, ero più o meno laterale, non ero completamente centrale, però con una buona visibilità. A proposito della visibilità, intravedo il microfono, quindi intravedo quello che per me era in qualche modo l'appuntamento con questa fonè così emozionante, così foriera di possibilità del mio stare in ascolto di me stessa, e quindi appunto lo spettacolo come occasione, il teatro come occasione non solo per vedere quello che è in scena, ma per vedere te rispetto alla scena, per cui un appuntamento non solo con l'altro, ma un appuntamento soprattutto con te, questo è come appunto lo vivo io, e per cui vedo questo microfono, vedo questo appuntamento, mi rilasso, comincio a vedere lo spettacolo, e lo spettacolo appunto non ha testo, ha questa girandola di momenti dove riconosco degli oggetti, perché sono degli oggetti familiari, no? Sono gli oggetti del nostro essere a nord, del nostro essere occidente, essere Europa, della nostra devastazione, ma sono degli oggetti che non hanno la cifra artistica della decontestualizzazione e della ricontestualizzazione, no? Non sono oggetti ritrovati, ad esempio, per cui no, puoi fare lo scarto di dire quella roba là, diciamo, decontestualizzata significa quell'altra roba là. Non sono nemmeno degli oggetti funzionali allo spettacolo, sono degli oggetti punto e basta. Sono esattamente quello che sono,
dentro l'uso di quelle scene, non vogliono dire altro, per cui sei tu che devi dare un'attribuzione percettiva, emotiva e di valore a quell'oggetto là, senza poter fare nessun discorso, senza poter appellarti a nessun Duchamp, a nessun dadaismo che possa in qualche modo ricollocare quegli oggetti nella tua, nel tuo discorso, nell'ordine del tuo discorso. Per cui, grazie. Quando a un certo punto, per me finalmente, per me spettatrice di allora, di 13 anni fa, finalmente arriva la parola, questo meraviglioso tienimi che appunto Katia leggeva prima, e alla fine di questo testo meraviglioso, Fabiana, l'unica attrice con questo corpo bellissimo, esile, questa ragazza proprio giovane, meravigliosa, dice stronzo. Sì, è vero. E per me questo stronzo è stato il motivo di grande amore nei confronti di questo spettacolo, perché era come se lo dicessi a me. Era come se mi dicesse stronza che stavi aspettando questo, che stavi aspettando banalmente questo quando ci avevi tutto quell'altro. Allora, sì, oppure insomma uno lo può anche leggere appunto come dicevi tu, secondo la propria sensibilità. Infatti io vi ringrazio per questi ultimi due interventi perché insomma tra le righe... Tra le pause del discorso, per meglio dire, è stata messa in luce, secondo me, una cosa importante, cioè il fatto che poi ciascuno si costruisca il proprio spettacolo, però proprio perché siamo connessi con soprattutto studenti, vorrei precisare questa questione. Il fatto che ognuno si costruisca il proprio spettacolo non significa che bisogna... come dire, passivamente abbandonarsi al flusso di quello che ci arriva. Questo lo facciamo benissimo guardando, elas, la televisione. Invece è un tipo di sollecitazione diversa quella che chiede il grande teatro, perché appunto è una sollecitazione immaginativa che include strutturalmente nella buona drammaturgia il completamento che è rappresentato proprio dal pensiero dello spettatore, ed è anche per questo che il teatro fatto bene è, ahimè, un teatro difficile, e quindi abituati come siamo alla bulimia di immagini che ci bombardano, un'immagine che non basta a se stessa ma che è un rimando a qualcosa di altro, come appunto da Duchamp che citavi in poi, non è esattamente il tipo di immagine a cui banalmente siamo abituati nell'esperienza quotidiana. E poi volevo aggiungere anche che se ho scelto di inserire tra i video da mostrare in questa occasione proprio Nord, fra gli spettacoli più datati di Forte, cioè datati a livello cronologico, non certo a livello concettuale, per così dire, è perché so per certo che Roberto in questo momento ci sta ancora riflettendo, quindi diciamo adesso, come è stato detto ieri, Roberto fa parte dei responsabili artistici di questo progetto che Civica ed Ippolito hanno messo in piedi al Teatro Metastadio di Prato, e appunto tra le tante riflessioni che sta portando avanti per questo nuovo progetto artistico c'è anche una riflessione che ritorna un po' sulle idee, sulle urgenze che avevano mosso questo spettacolo del 2007. Tra l'altro, parlando di Metastasio, una cosa che non abbiamo detto ieri e che aggiungo oggi per completezza è che il Teatro Metastasio è stato anche il teatro che ha prodotto Uburuà, lo spettacolo che abbiamo visto ieri. E proprio per tornare sul discorso della traduzione poetica insomma
di una visione sul mondo che ci circonda, Uburua è uno spettacolo del 2012, quindi insomma nel 2012, non so, forse alcuni di voi erano molto molto piccoli, io non ero così piccola da non potermene ricordare, ma siamo diciamo nel pieno della crisi economica e diciamo la risposta in qualche modo che viene da un artista è lo spettacolo che abbiamo visto ieri, che apparentemente non parla di quello, proprio no, è lontano anni luce, però ne parla, credo. Non so se volete aggiungere qualcosa, abbiamo qualche minuto perché poi il video dura leggermente meno di 2 ore, quindi insomma possiamo trovare una conclusione, ecco, e avviarci poi alla visione. Beh, io appunto non so se abbiamo dopo a Luna, ci vogliamo salutare qui o ci salutiamo a Luna, questo ecco, ci salutiamo qui, tranquilli. Ci salutiamo qui, benissimo. Allora io vi ringrazio della possibilità, direi che di cose ne sono state dette tante, noi poi ci rivedremo il 12 perché appunto guido la conversazione a tre, con i tre protagonisti di Forte Braccio Teatro, e personalmente sono stata molto contenta insomma di aver potuto riattraversare anche emotivamente diciamo un passaggio che poi sì sono sempre passaggi anche di vita, no? Autobiografici molto molto intensi e molto forti, quindi se non so se c'è qualche ragazzo, non so se i ragazzi devono, possono poi fare delle domande, ecco, io questo non, forse non so se c'è il tempo, ecco, io mi taccio invece. Lo chiediamo, diciamo, perché appunto poi non un quarto d'ora teoricamente ce l'abbiamo, ecco, per eventuali domande, se non ce ne sono, perché siete state veramente esaustive, e come ieri sono stati suggeriti anche molti spunti di riflessione che io poi lascio anche all'approfondimento personale. Torno a ringraziarvi di cuore per aver preso parte anche in maniera così un po' estemporanea a questo progetto che è nato veramente in tempo breve e in condizioni di emergenza, ma che grazie al vostro contributo, come di quello degli ospiti di ieri, come di quello degli ospiti che verranno, si sta trasformando veramente in un'occasione, come ama dire Roberto dei suoi spettacoli. Quindi grazie Katia, con te ci rivedremo il 12 e Clarissa ti ringraziamo, sì, di cuore anche grazie per averci diciamo fornito uno sguardo anche molto puntuale su certi processi produttivi che però assunti in una certa maniera diventano inevitabilmente creativi. Questo mi sembra importante. Sì, allora, ma intanto io guardo, sono proprio contentissima perché, devo dire la verità, questo inizio di lockdown che diciamo da un giorno all'altro diciamo inseguiamo, i DPCM, mi aveva già messa in una depressione. Sei la scuola. Per cui diciamo questa occasione appunto è stata veramente benvenuta. Tra l'altro, appunto perché mi aveva messo in questa depressione? Perché prima lo accennavi quando mi hai presentata, io sono la responsabile, diciamo, sì, la curatrice di questa rassegna che si chiama Il peso della farfalla, con la mia associazione che è Punti Cospicui, e la rassegna sarebbe, insomma, dovuta già cominciare 2 giorni prima, che cioè 2 giorni dopo che il nuovo DPCM invece ha chiuso i teatri. E la rassegna sarebbe stata tra l'altro chiusa il 14 dicembre, adesso non so che cosa succederà, intanto questo nuovo dura fino al 3 dicembre, però insomma, è tutto da ragionare, comunque insomma sarebbe stata chiusa da Roberto con questo lavoro che sta facendo a Bologna, che è una produzione di fatto dell'Associazione Liberty di Elena Di Gioia,
Su, che è un viaggio nelle lettere di García Lorca, per cui appunto Roberto ci sarà o ci sarebbe stato, ma comunque se non accade nel 2020 accadrà in ogni caso nel 2021. Perché vi dico questo? Perché giusto, non so se ci sono ancora degli studenti del percorso di organizzazione teatrale collegati, però ecco, io in tutti questi anni ho potuto creare un mio modo di organizzare, di pensare, di curare una rassegna, come in questo caso, ma dei progetti in ogni caso, e ho trovato il mio rapporto con gli spettatori, che considero un rapporto ad personam e che considero il rapporto con una comunità viva, che in qualche modo mi rimanda in una dimensione di dialogo, non dico quotidiano, ma di dialogo che dura per tutto l'anno, mi rimanda delle urgenze di pensiero, delle domande forti su se stessi e sul presente, e in ascolto rispetto a queste domande io cerco di programmare degli spettacoli che possono non dare delle risposte, perché il teatro non serve a dare delle risposte, non è questo il suo compito, ma il compito semmai è quello di formulare meglio le domande o perlomeno di condividerle. Quindi l'idea di fare una rassegna e di mettere determinati spettacoli e determinati artisti all'interno di un filo conduttore che magari non è nemmeno visibile dall'esterno, ma che è visibile per me, nasce dal rapporto che dura tutto l'anno con gli spettatori e con questa comunità, nasce da questo ascolto e dall'idea che appunto il teatro può essere un'occasione per formulare meglio delle domande. E in questo percorso io ho abolito delle parole. Una delle parole che ho abolito è la parola pubblico, a favore della parola e un'altra delle parole che ho assolutamente abolito è la parola funziona. Intanto per quella cosa che diceva Katia prima della differenza tra teatro e spettacolo, che è una differenza non mai sufficientemente indagata, anche se vi consiglio di leggere il blog di Claudio Morganti, che ne parla approfonditamente di questa differenza, ne parla non approfonditamente, comunque per come è costruito quel blog, no? Ne parla per come è costruito quel blog sulla differenza tra teatro e spettacolo, e quindi io ho deciso nel mio percorso piccolo, esiliato quasi, dentro questa geografia teatrale che non è uguale in tutta Italia, però io ho deciso di occuparmi di teatro e non di spettacolo. Per chi appunto vorrà fare questo percorso professionale, io consiglio di stare molto in ascolto di queste differenze, perché sono differenze che cambiano senz'altro la professione, nel senso che è molto più difficile farla così, però hanno il vantaggio di cambiare la vita. E concludo con questa cosa, perché quando io ho iniziato a stare da sola, quando ho smesso di lavorare per altri teatri e ho iniziato a stare da sola, appunto i primi spettacoli che ho ospitato sono stati spettacoli per me molto significativi, Roberto c'è sempre stato praticamente nelle mie rassegne, io ho sempre detto che ci sono degli spettacoli che ti possono cambiare la serata, sono degli spettacoli cambiare comunque delle percezioni del modo di stare, ci sono degli spettacoli che per me gli spettacoli di Corte Braccio Teatro tendenzialmente mi cambiano la vita, mi aggiungono delle cose alla vita, e quello per cui vale la pena essere qui oggi, in un'altra aula universitaria qualsiasi. E quindi insomma, ciao. Grazie, era la migliore conclusione che potevamo dare a questo incontro. Vi ringrazio. Adesso con gli studenti facciamo 5 minuti di pausa e poi iniziamo la visione. Bene, grazie. Arrivederci. Buona visione, a presto. Grazie. Ciao, ciao.
Grazie Valeria. Tra l'altro, mentre la gente va in pausa, io ricordo giusto che Claudio Morganti, per darvi un minimo di coordinate, è a sua volta tra i maestri che fanno parte di questo progetto del Metastasio di Prato, quindi per farvi vedere come tutti i fili si collegano. E a proposito di fili che si collegano, Clarissa Veronico ha ricordato anche Elena Di Gioia, organizzatrice, è dir poco, curatrice teatrale e direttrice artistica in Emilia-Romagna, che abbiamo a sua volta ospitato nel ciclo di incontri in streaming che abbiamo organizzato nel mese di aprile e maggio. Quindi se volete ritrovare le sue parole potete visitare la pagina del sito, il canale YouTube di Labs Saras, e c'è anche l'incontro con Elena.